Il problema è che sono stata assistente dal 30 giugno, dopo essere stata scaricata dall'ASL. Dopo essere stata? Scaricata dall'ASL. Che vuol dire scaricata dall'ASL? L'ASL C2, cioè per il budget. Sono stata affidata ai servizi sociali, mentre i servizi sociali non funzionano molto bene. Tra l'ambito di Succivi e Averso, tra di loro che non trovano un accordo. Sono vittime di queste male amministrazioni, mentre loro stanno facendo le ferie. Io sto solo a casa abbandonata, senza assistenza, senza nessuno, senza che nessuno che mi dia una mano. Quindi in pratica l'ASL Caserta 2 ha affidato l'assistenza ai disabili come lei, sì, ai servizi sociali. Servizi sociali di quale comune poi? Aversa. Di Aversa. E cioè questa assistenza non arriva? Cioè affidare il servizio sociale di Aversa, che Aversa è sottomessa a Succivi, che Succivi è capofila dell'ambito di... Nell'ambito assistenziale Succivi è capofila. E quindi? E tra di loro non riescono a trovare un accordo, non riescono... Tra di loro lei intende che cosa? Fra Aversa e Succivi? Non si riesce a trovare un accordo tra di loro. Che accordo dovrebbero trovare? Prima hanno detto che bisogna fare un nuovo coordinatore. Il nuovo coordinatore si è fatto, si è formato e adesso fanno scarica a barile. Quindi è sempre Succivi il capofila. Mentre che tra di loro, io sto senza assistenza. Quindi praticamente lei non ha più nessun tipo di assistenza? Niente. Lei aveva fino a giugno che assistenza? A 30 giugno, assistenza materiale, avevo 4 ore e mezza al giorno, assistita da una persona che veniva a 3 ore mattina e 2 ore di pomeriggio, 2 ore, 3 ore di mattina e 1 ora e mezza di pomeriggio. Adesso... Per fare che cosa? Per fare tutte le mie cose necessarie, tutte, un dettaglio. Che necessito di igiene, di spesa, un po' di pulizia, un po' di igiene di casa, un po' di tutto. No. L'unica difficoltà è l'assistenza materiale. Che è scomparsa. È scomparsa, sì. Mentre loro stanno, diciamo, questo è un periodo di ferie, stanno in ferie, stanno con... Noi siamo soli, abbandonati, senza che nessuno si prenda cura dei nostri problemi, della nostra salute e della nostra solitudine. Mi è stato detto quando sarà possibile riavere questa assistenza? No, non c'è una scadenza, non c'è un termine, niente.